la stesura di un testo richiede competenze scientifiche, competenze pedagogiche e competenze redazionali. Allora, sulle competenze scientifiche non si discute. Un insegnante che vuole scrivere un libro di testo, deve avere una vocazione personale alla ricerca disciplinare, che non è a rigore metodologico. L'esperienza personale, se non gestire bene una classe, non garantisce il fatto, che quel testo possa diventare un modello valido per una circolazione, diciamo così, aperta, no? Sappiamo benissimo che nasconderci dietro un dito, e su questo non c'è poco da dire, insomma, noi, e la competenza scientifica un editore non la garantisce per il semplice fatto che è un editore, ma perché ha gli strumenti, i mezzi per mettersi in contatto con chi a livello di autorevolezza e di scientificità in quel momento può garantire, non dico quanto c'è di meglio, ma quanto può essere desiderabile per la produzione di un buon libro di testo. Questo un editore lo può fare con facilità e può sentirsi rispondere positivamente, ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che l'autorevolezza di carattere scientifico-accademico ha i suoi costi. E questo, finché il mondo rimane quello che è la realtà con cui dobbiamo fare i conti.